Salve a tutti amici di Non Solo Calcio, ben ritrovati nei nostri studi, negli studi di LHTV del Capoluogo per una nuova puntata di Non Solo Calcio, all'interno della quale torniamo a parlare di calcio femminile. Non con le ragazze dell'Aquila 1927 che abbiamo avuto ospiti qualche tempo fa e alle quali facciamo ancora i nostri complimenti per la vittoria non soltanto della Coppa Italia ma anche del campionato, ma parliamo di un'altra realtà molto bella, sempre aquilana, e questa è anche una particolarità di avere due squadre femminili a questo livello di calcio e quindi siamo qui per parlare del progetto dell'Aquila Soccer Women. Lo facciamo grazie alla presenza di Marco Tobia, DG dell'Aquila Soccer Women, grazie per essere con noi, e Ciao, buonasera. Martina Santarelli, giocatrice della squadra. Grazie Martina. Grazie. Allora, parlavamo appunto di questo bel progetto. Io ho tante domande da farvi, come sempre la mia curiosità diciamo che domina un po' su tutto. La prima domanda però è d'obbligo: che stagione è stata questa, Marco? Allora, la stagione per il secondo anno consecutivo l'Aquila Soccer Women ha disputato il campionato di eccellenza appunto insieme all'Aquila 1927. E è stata, per quanto riguarda la società, una stagione estremamente positiva, non tanto dal punto di vista della classifica, che non era assolutamente, non è uno dei nostri obiettivi in questo momento di costruzione di questa realtà, quanto per la possibilità di aver tesserato tante ragazze nuove in una rosa che all'inizio, diciamo, di questa avventura, un paio di anni fa, era molto molto ridotta, perché sono ragazze che provenivano dalla squadra, l'Unione Aquilana, squadra storica femminile del presidente Maurizio Panepucci, che l'Aquila Soccer School con, diciamo, Maurizio Ianni in primis e Fabrizio Rossi hanno deciso in qualche modo di appoggiare per non farla scomparire, visto che con il Covid c'era stato Certo, un c'erano stati gravissimo 2 anni problema di grandi difficoltà, certo. difficoltà economiche, ma anche di possibilità di poter fare sport, no? Sappiamo con il lockdown. A questo punto ci siamo trovati quindi a fare, diciamo, a presentare questo progetto un po' per la città, soprattutto tra le ragazze universitarie, in particolare quelle fuori sede, che probabilmente giocavano nelle loro città di origini. Parliamo di ragazze pugliesi, molisane, dello stesso Abruzzo sulla costa, e abbiamo voluto offrire questa possibilità. Quindi, la risposta è stata veramente importante, con ormai 25-27 serate all'attivo, e che hanno permesso di fare una stagione che dal punto di vista della prima parte non ha visto buoni risultati, perché appunto la squadra era nuova, il mister ha dovuto conoscere un po' alcune ragazze e soprattutto alcune non avevano avuto esperienza agonistica. Invece nel girone di ritorno veramente soddisfatti, perché siamo riusciti a fare veramente degli ottimi risultati anche con squadre che erano candidate alla vittoria del campionato, che poi appunto è andata all'Aquila 1927, che anche noi ci uniamo alle congratulazioni che già abbiamo fatto di persona a Mister Maria Lacivi, dalle ragazze che sono comunque nostre amiche e che comunque alcune di loro sono ancora nostre tesserate, in quanto abbiamo deciso di darle in prestito per questo progetto che aveva altre, diciamo, obiettivi. Altri obiettivi, altre finalità. Parlavi prima della presenza di tante studentesse, tante ragazze in età universitaria, ne abbiamo presente qui una. Tu parlavi di ragazze fuori sede, lei è aquilana, aquilana doc, Sì. tra l'altro hai cominciato a parlare e a masticare di calcio già in famiglia, perché Sì, insomma sì. parlavamo fuori onda del fatto che tuo padre fosse un calciatore, giusto? Sì, ho giocato praticamente tutta la vita, poi mi Ecco. ha trasmesso la passione da quando sono piccola, ho iniziato sulle sue orme, diciamo. Poi la passione, diciamo, è cresciuta spontaneamente e mi ha portato a cercare una prima squadra con cui iniziare e da lì poi è iniziato questo viaggio letteralmente, perché poi è durato, saranno una decina d'anni ormai, quindi. Vice capitano della squadra, tu hai anche un impegno, insomma, a livello di studi anche abbastanza importante. Sei una studentessa di medicina. No, Come si riesce a far conciliare i due mondi? alla fine quello che ho sempre detto è che finché è una passione ed è un divertimento, non diventa un Un peso, dovere, è un diciamo, un piacere, non dovere. diventa un peso, è piacevole, quindi si ricerca quasi, no? Quel momento di svago, quel momento libero. Quindi magari a livello di impegno, far coincidere gli allenamenti, le partite, può essere per alcuni periodi un po' più impegnativo di altri, però è sempre una cosa vissuta con leggerezza e con passione, appunto, sì, per quanto si può. All'insegna dei valori dello sport e del calcio femminile Certo, sì. soprattutto. Com'è stata la tua stagione?
Allora, innanzitutto è volata da un punto di vista temporale perché siamo poche squadre, quindi è stata davvero rapida, cioè si è aperta e si è conclusa con un attimo. E poi a livello di risultati magari è stata un po' sfortunata, se posso dire, ma devo dire che comunque magari tante volte i risultati non rispecchiavano quello che era l'effettivo svolgimento della partita. Sembra una frase fatta, ma magari nel... No, però ci ha spiegato insomma Marco anche il motivo, questa partenza un po' più lenta per cercare di rodare un meccanismo che poi dopo nella seconda parte della stagione insomma si è... Sì, infatti poi ci siamo tolte diverse soddisfazioni al girone di ritorno, anche solo la vittoria con le seconde in classifica è stata una bellissima partita, gratificante. Comunque il girone di ritorno è stato sensibilmente meglio rispetto a quello di andata, però comunque posso dire nel complesso una bella stagione. E poi tanta soddisfazione anche da parte del pubblico, perché comunque il pubblico vi ha seguito. Sì, ecco, questa è un'altra, diciamo, particolarità, peculiarità del calcio femminile in Abruzzo in particolare rispetto ad altre regioni. E far parte di un campionato di eccellenza, che sarebbe, per chi non è diciamo addetto, la base di partenza delle prime squadre agonistiche rispetto al calcio maschile, dove ovviamente nel calcio maschile l'eccellenza già diventa un bel livello. E nonostante questo abbiamo avuto in alcune partite, faccio adesso riferimento ai derby proprio con l'Aquila 1927, in particolare il derby di andata alla fine dello scorso anno, dove nel campo federale Nello Mancini, dove giochiamo, dove la nostra casa, esatto, la tribuna era piena, era una domenica pomeriggio particolarmente anche fredda, ma devo dire una partecipazione... Beh, questo non spaventa, dai, diciamo, no, gli aquilani no, però abbiamo probabilmente, certo, confrontandoci con i numeri di partite professionistiche che possiamo seguire anche in televisione o anche confrontando i numeri, parlavamo proprio lo scorso anno con una partita con la CT Milena Bertolini dell'Italia in un convegno qui all'Aquila e ci diceva che a volte vedere una finale di Coppa Italia con 1000 spettatori di Serie A femminile è un record e noi probabilmente quel giorno abbiamo messo sulla tribuna 400 persone per un'eccellenza. Per non parlare del torneo della rinascita che è stato fatto lo scorso anno a fine Covid, il 2021, a fine lockdown. E la finale mandata in diretta televisiva nazionale ha visto lo stadio, il campo di Claudio Ortona completamente gremito, pieno, e quindi ci siamo fatti una domanda: il livello è realmente, in questo caso l'eccellenza femminile, proporzionato al ritorno che può avere magari un investitore, una persona che va a sponsorizzare queste ragazze per farle giocare? Perché probabilmente gli studi di marketing ci dicono che anche a livello di social, quindi che oggi vanno molto di moda come, diciamo, parametro, misura di quanto un prodotto commerciale può avere risalto, vediamo, è qualcosa che sicuramente ha un ritorno, non c'è solo spesa ma c'è sicuramente un ritorno, e questo mi fa piacere perché l'Aquila, come dicevi poco fa, è riuscita a presentare due squadre, non perché siamo il capoluogo di regione, ma in tutte le altre città d'Abruzzo, diciamo, parliamo di Avezzano, parliamo di Chieti, parliamo di Pescara, che ha avuto un fallimento proprio con la femminile 2 anni fa, Teramo non hanno squadre femminili, noi ce ne abbiamo due e siamo contenti perché così 40-45 ragazze, stando all'Aquila, possono giocare a calcio senza doversi per forza trasferire o fare chilometri tutti i giorni. Questo è il nostro regalo più grande. Assolutamente, ed è stato anche un bel regalo quello che avete fatto alla città, anche come omaggio, il giocare insieme il 5 aprile nella rappresentativa, diciamo, aquilana, quindi il giorno prima dell'anniversario del 6 aprile del terremoto dell'Aquila, contro una rappresentativa regionale. Andiamo a vedere qualche immagine di un video che proprio Marco Tobia, insomma, ci ha fornito con delle immagini girate proprio di questa partita. Qui vediamo Mister Maria La Civita dell'Aquila 1927, questa partita che si è disputata il 5 aprile contro la rappresentativa Abruzzo femminile in preparazione del torneo delle regioni, un test match che vi ha viste insieme e insomma questo è stato anche un bel omaggio alla città, un bel segnale alla città, poi anche nel discorso di Laura Tinari della LND Abruzzo femminile era palpabile, diciamo, anche l'emozione di giocare all'Aquila, al federale, una partita in onore della città che insomma dopo 14 anni si sta rialzando e vede appunto queste ragazze giocare. Penso che sia stato un bel segnale da parte vostra anche, no?
Beh, sì, c'è stata una giornata fortemente voluta appunto da Laura Tinari, responsabile Abruzzo per il calcio femminile, e devo dire che qualcuno l'aveva messa un po' sullo scetticismo, ma possibile riuscire a far giocare insieme le ragazze che si sono scontrate in questi derby accesissimi? Poi in realtà si va a vedere, loro sono amiche, escono anche al di fuori delle partite, escono insieme, quindi in realtà era solo sul campo questa sana rivalità. E quindi vederle insieme in un momento veramente ogni anno passano gli anni, ma per gli aquilani è veramente dura quella data, quella notte del 5 e 6 aprile. È una risposta che in qualche modo abbiamo voluto dare anche a chi ci guarda, che ci ha aiutato tantissimo, soprattutto nel 2009, ma anche ancora oggi, vedere che queste ragazze probabilmente, la maggior parte di loro erano appena nate, un Era anno, due nata, anni, certo. 5 anni al massimo. E se oggi sono qui all'Aquila a poter disputare con la rappresentativa abruzzese, che adesso si prepara al torneo delle regioni, è stato proprio un modo per voler dire, anche grazie a queste persone che ci hanno aiutato, oggi l'Aquila può fare questo tipo di attività senza per forza dire ancora dobbiamo ricostruire. Qualcosa è stato ricostruito e attraverso lo sport, con concretezza, possiamo dire che dare possibilità a queste ragazze di giocare anche il 5 aprile è un modo bellissimo per onorare le vittime che purtroppo i nostri cari non ci sono più. Certo. Martina, tu hai visto il calcio femminile crescere anche a livello di visibilità, nel senso che anche negli ultimi anni, diciamo dal Covid in poi, insomma questi 2 o 3 anni, c'è tanta visibilità del calcio femminile anche a livello nazionale, internazionale, i mondiali che ci sono stati anche molto Sì. seguiti. Quando tu hai iniziato, per una ragazza a giocare a calcio, cosa significava e cosa significa ora? Era motivo di sorpresa, diciamo, cioè sentire il gioco a calcio non era una cosa da tutti i giorni, uno si aspettava magari uno sport più tipico, la pallavolo, il nuoto, quindi diciamo che suscitava sorpresa più che altro. Non è mai stato problematico, nel senso che non ho mai avuto, mai vissuto episodi di magari di scherno, Certo. di presa in giro, quindi da quel punto di vista non ho mai avuto nessun problema, però sicuramente suscitava un po' di sorpresa l'idea che una ragazza volesse giocare a calcio. E anche perché eravamo veramente poche all'origine e mi ricordo che facevamo addirittura il campionato di Serie C, Tu dici quindi poche squadre sì, eravate? pochissime squadre. E poi mano a mano c'è stata appunto sempre più visibilità e in particolare mi ricordo che gli ultimi mondiali sono stati diciamo la Sì. data di svolta di questo, perché hanno portato grandissima visibilità allo sport, sono cresciute tante società e da lì c'è stata anche maggiore affluenza di nuove ragazze che magari erano appassionate, volevano Certo. comunque provare, prendevano semplicemente in considerazione l'idea di giocare a calcio, che magari fino allora non era proprio visto come un'ipotesi. Quindi sì, c'è stato un gran cambiamento e poi chiaramente avendo preso maggiore visibilità è stato anche sempre più bello giocarci, ci si è appassionati anche di più, diciamo. E anche giocare, insomma, un campionato come questo, Sì, anche sì. se le squadre, lo dicevamo, non sono state tantissime, però alla fine è stato Sì. un bel impegno portato fino in fondo. Io mi sono segnata una frase che mi ha detto Marco, preparandoci questa trasmissione, lui mi ha detto una frase molto interessante, cioè noi abbiamo un progetto, quello di portare il calcio alle ragazze che lo vogliono. Ci spieghi che cosa significa? Sì, nel momento in cui abbiamo iniziato questo progetto, ripeto e ringrazio ancora una volta Fabrizio Rossi che ha avuto questa intuizione oltre 2 anni fa, ma vorrei ringraziare anche Leonora Laurini, che è insomma, la nostra dirigente donna che abbiamo voluto coinvolgere, proprio perché è bello che anche come abbiamo visto Maria La Civita, allenatrice, Eleonora, dal punto di vista dirigenziale, le donne possono fare anche questi ruoli, non sono le calciatrici come la nostra Martina. Ecco, questo più che uno slogan, potrebbe sembrare uno slogan, è proprio un pensiero che, per quanto mi riguarda, è nato spontaneo in uno dei tanti discorsi, colloqui con le ragazze nello spogliatoio, perché ogni tanto anch'io, quando avevo più tempo, oltre che come dirigente, mi sono prodigato anche con la tuta un po' per dare una mano da mister. E lì io, confrontandomi con loro, ho detto: guardate, questa squadra è la vostra, siete voi che siete le giocatrici che scendono in campo. Noi vi mettiamo a disposizione quello che serve: un campo, uno staff di buon livello, mister, preparatore atletico, fisioterapisti, tutto quello, le trasferte, l'autobus. Però più voi ci chiedete, ci chiederete, e più noi vi daremo, perché noi siamo pronti per portare il calcio femminile regionale, ma soprattutto quello dell'Aquila, a
più lontano possibile. E quindi, per il bene del calcio femminile. Esatto, proprio. Non siamo noi che comuniamo gli obiettivi all'inizio stagione, ma sarete voi. Quindi qualunque obiettivo questo sia, potete dare quel qualcosa, perché appunto ci sono tante ragazze universitarie, qualcuna è fuori sede, qualcuna abita anche fuori L'Aquila. Noi cercheremo di darvi il massimo e non ci lamenteremo se magari i risultati non saranno subito quelli vincenti. Ma se ci chiederete di poter fare qualcosa in più, magari puntare a vincere un campionato, noi siamo qui a disposizione. Però dovete chiedercelo voi. Quindi questa inversione un po' di tendenza tra società, sì, certo, e tesserate è bello, perché nel calcio femminile questo è possibile. Probabilmente nel calcio maschile non è più così, perché bisogna fissare gli obiettivi, fare un budget, prendere i calciatori adatti a un progetto insieme all'allenatore e poi si vede come va la stagione. Qui invece noi la vogliamo invertire, perché non abbiamo nessuna pressione, nessun problema. E soprattutto vedere le nostre bambine della scuola calcio, qui ci tengo a sottolinearlo, sì, dell'Aquila Soccer School, vedere una prima squadra che si allenava in campo, vedere queste bambine che ancora sono nei ranghi misti, sono diciamo associate alle squadre maschili, perché non c'è la categoria fino ai 14 anni femminile pura, vedere delle ragazze che giocavano sono rimaste veramente entusiaste, attonite, dicendo quindi posso giocare a calcio quando sarò grande in una squadra femminile, perché non avevano ancora ben compreso. Certo. Ed è stato questa la cosa che ci ha fatto continuare e continuare ad investire in questo progetto. Le bambine che vedono loro come modello di arrivo, e ne abbiamo alcune che adesso hanno 12-13 anni, che hanno voluto iniziare, cioè lasciare i maschietti per un po' e allenarsi con loro per sentirsi proprio in uno spogliatoio femminile, anche se non potranno scendere in campo fino ai 14 anni, 15 anni. Quindi insomma è stata una bella cosa che è iniziata così per dare a loro la possibilità di giocare, ma dietro di loro ci sono adesso già 15-20 bambine che probabilmente tra qualche anno, speriamo, c'è una bella cantera, diciamo. Sì, speriamo di sì, ovviamente insieme agli amici e fratelli, diciamo, sì, dell'Aquila, sì, perché sì. Diciamo, il calcio femminile deve essere ancora patrimonio di tutti e non c'è spazio per campanilismi. Quando saremo arrivati anche a questa sana rivalità di campanilismi, significa che saranno talmente tante squadre e tante città a farlo che sarà un divertimento, ma adesso non ci possiamo permettere. Come diceva Martina, ci sono 10 squadre in Abruzzo, una adesso la perderemo che andrà in Serie C, che è l'Aquila, una forse scenderà nuovamente in eccellenza, che è la Cantera, la neopromossa pescarese, sì, dello scorso anno. Però ogni anno bisogna stare attenti, perché se le ragazze non forniscono una rosa sufficiente per partire, certo, le società devono arrendersi già ad agosto, e questo è un peccato. Che è quello che è successo con due squadre del campionato quest'anno? Sì, è successo con una bellissima realtà, l'Olimpia Pescara del presidente Genesio Pitucci, che salutiamo, persona veramente un mecenate del calcio femminile, appassionato, però ha avuto problemi a reperire calciatrici, perché lui appunto non aveva grossi obiettivi di campionato, ma cercava nelle scuole, soprattutto superiori, di invogliare queste ragazze. Non è riuscito, perché a volte, come dicevo, i risultati possono anche influenzare una stagione, quindi essendo ultimi in classifica molte ragazze non si sono sentite demotivate, esatto, e quindi lo sport è anche agonismo, è anche competizione, avanti. Non possiamo diciamo dire altro. E poi c'è anche un'altra squadra che ci è dispiaciuto, che è la Tollese di Tollo, che era una squadra storica, che poi diciamo comunque ha dato le fondamenta a un'altra squadra bella realtà, che è il Virtus Axanum, cioè Lanciano. Però come vedete a volte gli spostamenti sono anche dovuti a gruppi di ragazze che per motivi di studio, di lavoro, certo, o di amicizia la vita possono... magari ti può portare altrove, e da lì dipende, esatto, anche il destino di una società, magari il, sì, destino di una squadra. Non abbiamo ancora una grossa possibilità appunto, perché i settori giovanili adesso, sì, sono pochissimi, oltre il Pescara con le Delfine Biancazzurre che sta andando molto bene. C'è il Pucetta che veramente sta facendo un lavoro, sì, straordinario con l'Under 15 e l'Under 17 e la prima squadra d'eccellenza, che schiera ragazzine di 15-16 anni che vengono da 4-5 anni di scuola calcio, grazie al loro mister, che tra l'altro professore credo di educazione fisica nelle scuole, che riesce a coinvolgere direttamente dalla scuola, e probabilmente è il presente e il futuro per tutti coloro che vogliono fare calcio femminile, creare subito un settore giovanile. E fra qualche anno anche in Abruzzo potremo avere tante squadre, come succede, non dico sempre per dirlo, nelle regioni del nord, ma è così. Capita così. Sicuramente più lì che qui. Martina, dicevamo, sì, prima, alcune ragazze si sono allenate anche con voi, com'è confrontarsi appunto con delle ragazze più giovani?
Beh, è bello, nel senso che alla fine si fa un gruppo che coinvolge tutti indistintamente, quindi si è sempre parte di qualcosa e è sempre bello trasmettere qualche cosa a chi è più piccolo, ma anche ricevere, diciamo, quello che si può sempre imparare, insomma, quindi anche la bambina, la ragazza minorenne o... Certo. Quindi è un gruppo abbastanza eterogeneo il nostro, ma è sempre bello perché si impara sempre e ci si diverte a prescindere, diciamo, dalle differenze di età e di... Beh, lo dicevamo, questo è il futuro, insomma, lo diceva Marco, cercare di coinvolgere il più possibile le ragazze, già diciamo dall'età scolastica, insomma, sì, le adolescenti, per poi portarle in avanti. Questo è anche il futuro della vostra società, della vostra sì, squadra. Un altro messaggio lo facciamo anche sì, con i nostri altri collaboratori. Non possiamo non ricordare il mister Antonello Ciocca, che è stato veramente all'inizio un po' scettico, lui viene dal calcio maschile per tanti anni, l'ho coinvolto in questa avventura, ma subito dopo pochissimo tempo è diventato non il mister ma il secondo padre per tutte, era veramente attentissimo ai particolari, ai dettagli, ci vuole tanta psicologia poi. Esatto, gli spogliatoi sono diversi da quelli a cui siamo abituati nel maschile e quindi anche lui piano piano ha imparato a comprenderle e devo dire che insomma è bello osservare perché non c'è solo il mister, ma per molte ragazze, soprattutto le più giovani, diventi un riferimento e quindi bisogna poi stare attenti anche a dare dei messaggi appunto positivi, perché certo, nello sport la sconfitta può essere anche una cosa dura da digerire, però appunto si deve andare. La domenica successiva si parte sempre 0-0, questo è il bello del calcio. E anche poi Maurizio Anitori, è doveroso che invece il nostro preparatore dei portieri, che ha preso una ragazza che... Francesca Ciocca viene dal nuoto agonistico, parlavamo poco fa di una medaglia d'oro di Lorenzo Salvati, sì, anche lei sì, era, insomma, fino ai 16 anni è stata veramente una promessa del nuoto nazionale, poi per varie vicissitudini non è riuscita purtroppo a proseguire, ma l'abbiamo ritrovata in campo e si è sacrificata mettendosi inizialmente in porta, perché il nostro portiere aveva avuto dei problemi all'inizio campionato. E con il preparatore, questo Maurizio Anitori, ha insegnato a Francesca proprio i fondamenti dalle basi, diciamo, no? Del calcio e nel girone di ritorno sentirsi dire da squadre molto più blasonate e più importanti di noi: grazie al vostro portiere avete vinto o pareggiato la partita, per noi fantastico, ma è successo, di solito è il contrario, quindi certo, complimenti veramente a tutti e soprattutto alle ragazze che hanno... giovanissime hanno scelto insieme a mamma e papà sì, che li accompagnavano in campo a vedere che aria tirava in questo calcio femminile, no? Un po', di curiosità, un po' insieme un po' appunto alle nostre dirigenti, in particolare anche con Patrizia Dundè, che è la nostra dirigente per la parte dei rapporti con le scuole, ovviamente abbattere questi pregiudizi e questi stereotipi. Certo. Adesso basta, perché veramente il calcio femminile non crea delle, non so come possiamo dire, ragazze che scimmiottano per forza i maschi, ma è uno sport sanissimo, di squadra, e che cura tutti gli aspetti, oltre che quelli fisici, anche quelli psicologici. Per cui, con Laura Tinari ci piace sempre sottolineare, quando è ospite in questi studi, che il calcio è di tutti e di tutte, e quanto mai è vero questa cosa. Martina, ti faccio un'ultima domanda proprio di curiosità. Finita la stagione, e tu hai detto che si è chiusa, cioè si è aperta e si è chiusa praticamente, sì, in un batter d'occhio, cioè cosa si fa adesso? Continuate ad allenarvi, sì, ogni tanto fate delle partite? Continueremo gli allenamenti fino al 30 di aprile, fino a fine mese, e successivamente magari ci sarà hanno tornei nella okay, stagione estiva, insomma quello è tutto in evoluzione. Poi però... la preparazione ricomincia? Sì, allora ad agosto in genere c'è il primo raduno, subito dopo all'Aquila si dice sempre durante la perdonanza, chi gioca a calcio sa sempre che si deve perdere magari i momenti clou, ma si parte in quel periodo. Però appunto, come diceva sì, Martina, speriamo di poter partecipare a qualche torneo anche federale, certo, oppure questi che ci sono anche in giro per l'Italia, ma abbiamo due inviti a cui vogliamo sicuramente dare seguito, che sono un'amichevole con l'Ascoli femminile, una con il Sora, e tornare a giocare con i nostri, diciamo, partner, insomma i nostri amici della Roma, con la Roma femminile. Già ci hanno ospitato un anno e mezzo fa, il loro centro bellissimo a Roma, così potrebbe essere una bella occasione per far crescere soprattutto le ragazze più giovani. Assolutamente sì, grazie allora per averci fatto questa panoramica così ampia dentro il campo ma anche fuori dal campo, perché poi è anche bello scoprire cosa c'è dietro, anche per incuriosire magari chi ci sta guardando e per dare anche una voglia in più a chi vuole mettersi appunto, a che...
chi vuole avere a che fare insomma con il calcio femminile, ci riferiamo soprattutto alle giovani leve, alle ragazze dai 14 anni in su, sappiate che c'è tanto spazio per voi. Questo è, penso che sia il messaggio che Marco Tobia voleva dare e ha voluto dare appunto all'interno di questa puntata di Non Solo Calcio. Quindi io vi ringrazio per essere stati con noi, Marco Tobia, DG dell'Aquila Soccer Women, e Martina Santarelli, giocatrice della squadra. Grazie a voi per questa bella chiacchierata insieme. Grazie, buonasera, grazie per l'invito, perché ci ha fatto piacere poter parlare del nostro calcio, e appunto siamo a disposizione per qualsiasi ragazza voglia iniziare. Il campo federale al centro della città è a vostra disposizione. Storico. Noi continueremo a seguirvi chiaramente, perché poi chi entra nei radar di Non Solo Calcio non ne esce, nel senso che li continuiamo a seguire in tante circostanze. Allora, grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori, a tutti i followers, i lettori del capoluogo che ci hanno seguito. Alla prossima.